Amici sportivi, ben ritrovati, nuovo appuntamento in Endomania. Saluto a Matteo Aldamonte. Ciao, ciao Matteo. Ciao a tutti. Fermo, settimana scorsa il massimo campionato maschile per gli impegni superati brillantemente, no? Da parte della nazionale azzurra contro la Svizzera a Merano, spazio al campionato femminile che ha chiuso la regular season e subito dopo, insomma, la chiusura della regular season, il via ad uno stage importante della selezione azzurra femminile guidata da Beppe Tedesco. Ecco Matteo, prima di introdurre l'argomento con il quale poi apriremo il nostro format, ovvero nazionale femminile e campionato femminile, una parentesi sul quanto è avvenuto a Merano. Ancora una volta sono arrivate piacevolissime conferme da questo gruppo molto giovane guidato da Riccardo Trillini. La Svizzera è un avversario di grande valore, è stato superato brillantemente in due occasioni su tre. Senza dubbio, due ottime prestazioni, anche la terza per la verità è stata una buona prestazione nonostante la sconfitta. L'Italia ha praticato un ampio turnover, Trillini ha tenuto fuori per tutta la partita Ebner, Parisini e Marrocchi, che sono tre giocatori fondamentali. Le prime due partite sono andate molto bene contro un avversario che schierava comunque giocatori su tutti Andy Schmid, che è insomma, certo, cinque volte miglior giocatore della Bundesliga, che è il miglior campionato del mondo, Meister, Portner, che è il prossimo portiere del Magdeburg, quindi un'avversaria di ottimo livello, gioco veloce, grande difesa, solo 20 gol subiti nella seconda partita, sono davvero i capisaldi, no, di questa nazionale, sono un po' quelli i punti su cui Riccardo Trillini ha fondato la costruzione di questo gruppo. Pallamano veloce, grande coinvolgimento di tutti gli effettivi, credo che sia lo stesso mantra che Beppe Tedesco sta cominciando in qualche modo a trasferire al suo gruppo, alla nazionale femminile. Un saluto a Beppe Tedesco. Ciao, domani esordio di questo gruppo in doppio amichevole contro il Lussemburgo. Ciao Beppe. Ciao e buonasera a tutti e bentrovati. Sì, permettetemi di fare una piccola parentesi maschile. Ho visto le partite e sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Matteo. Bellissime prestazioni d'Italia, che proprio tutto per la direzione giusta della crescita, e speriamo di replicare anche noi del settore femminile questa crescita impetuosa. Speriamo, perché è stato un percorso difficile, ma sicuramente intrapreso con una logica, una volontà che sta portando i frutti. Ci sono le condizioni, a tuo avviso, Beppe? Le condizioni tecniche e anche fisiche, se vogliamo. Ripeto delle cose che forse ho già detto in altre occasioni, ma noi abbiamo sicuramente un gruppo di ragazze giovani, molto giovani, che hanno potenzialità come i giovani che sono entrati in nazionale da poco, e anche tre o quattro ragazze un po' più esperte che hanno un buon valore. Dobbiamo dare questa possibilità di fare esperienza, di avere più partite importanti, di farle giocare ad un livello più alto possibilmente, ma credo che il gruppo sia sicuramente uno dei migliori che la pallamano italiana femminile abbia prodotto negli ultimi anni. Ci sono, Beppe, le due partite contro il Lussemburgo che sono un po' la prima uscita, no? da un punto di vista ufficiale in campo internazionale per l'Italia targata Beppe Tedesco. Che cosa ti aspetti da queste due partite? Su che cosa si andrà a lavorare? Allora, sicuramente intanto è importantissimo poter giocare almeno due partite prima che sarà il raduno per iniziare in vista dei giochi del Mediterraneo. Io mi aspetto di vedere veramente che livello siamo rispetto a un livello internazionale sicuramente non top, ma comunque affrontando una realtà che non conosciamo, e questo è un primo punto, cioè come adattarci a squadre che non conosciamo, che non abbiamo studiato, e vedere come si comporta questo gruppo in relazione alle idee tattiche che stiamo cercando di mettere insieme al mio staff, che riguardano sia un po' di unità in difesa, in gioco in velocità, insomma cercare di portare qualche elemento di novità tattica che non è mai facile inserire, ma che questo periodo, in questi due brevissimi periodi che abbiamo passato insieme, le ragazze hanno proprio con volontà provato a introiettare in se stesse. Andiamo nel dettaglio proprio nella composizione di questo gruppo, Matteo, ricordando che questo gruppo, insomma, il gruppo femminile in questo momento è diviso in due settori, perché c'è la nazionale indoor che chiaramente affronterà domani e dopodomani il Lussemburgo, e poi c'è in contemporanea uno stage della nazionale di beach handball che draga un po' di forze anche di grande qualità alla nazionale indoor, che sta lavorando a Chieti
in previsione di un appuntamento importante la prossima estate. Matteo. Esattamente, stiamo vedendo in lista l'elenco delle convocate, come dicevi bene, diverse giocatrici che recitano un ruolo importante sia nell'indoor che nel beach sono impegnate a Chieti in questa fase di preparazione, poi vedremo che anche in quel caso si va alla ricerca di un risultato importante, quindi è necessario prepararsi. Certo. Questa è la nazionale ed è una nazionale che su tutte ha la novità, Arianna Medeo tra i pali, una giocatrice classe 98 che arriva dalla Lega francese, dal terzo campionato francese e che rappresenta un po' la novità, no, di questo elenco di convocate, di una nazionale che comunque mantiene la linea verde perché ci sono tante tante giovanissime. Siamo a caccia di un nuovo Ebner, Beppe? Anche per il settore femminile? Ma se penso a quello che ha fatto ultimamente Ebner, ti direi magari, cerchiamo un nuovo Ebner, non dobbiamo caricare di responsabilità questa ragazza, perché intanto è una ragazza che non gioca il massimo campionato francese, ma gioca la terza lega francese, però sicuramente interessante, è stata più volte titolare nelle nazionali giovanili argentine, faceva parte ancora delle scelte della nazionale senior argentina, l'abbiamo vista poco perché è arrivata praticamente 2 giorni e mezzo fa, però a me pare interessante, da qui a paragonarla a Ebner ce ne corre, però pensiamo che anche attraverso l'inserimento della nazionale italiana squadre francesi, e voi capite bene che giocare come fa Ebner al massimo livello tedesco, oppure per Arianna giocare invece che in terza serie a un secondo o in prima, sarebbe un upgrade non da poco che ci servirebbe molto anche a noi. Assolutamente sì. Nazionale in gran parte figlia, Matteo, di un campionato, quello di A1, che ha chiuso ufficialmente i battenti per quanto riguarda la regular season nello scorso fine settimana, non tutti i verdetti sono stati emessi. Esattamente, rimane da definire un unico verdetto per la verità, che è l'ultima squadra che giocherà i playout. C'è ancora una partita da recuperare, quella tra Erice e Cassano Magnago. Cassano Magnago è già sicura di giocare i playout, mentre Erice e Padova ballano. Decisi invece gli accoppiamenti delle semifinali scudetto, come anche la prima retrocessione diretta, l'unica retrocessione diretta e la prima delle due retrocessioni in palio, ovvero quella che purtroppo ha riguardato Leno. Vediamo il servizio. Brixen Sud Tirol, Cassa Rurale Pontinia e Iomi Salerno Alibest Espresso Mestrino saranno le semifinali che dal 4 all'8 maggio prossimi e sulla distanza delle tre partite apriranno i playoff scudetto della Serie A Beretta femminile. A lasciare il massimo campionato è Leno, fanalino di coda dopo il turno giocato sabato scorso e dunque retrocessa in Serie A2. Per la seconda retrocessione bisognerà invece attendere i playout al via sempre il 4 maggio, ma che aspettano di conoscere l'esito del recupero del 28 aprile prossimo fra AC Lifestyle Erice e Cassano Magnago, duello decisivo per arrivare all'elenco completo delle contendenti. Eccoli in estrema sintesi i verdetti della 23esima giornata che sabato scorso ha chiuso la regular season del massimo campionato in rosa. Nulla da fare per le bresciane di coach Giovanni Bravi, superate in casa dalla Casalgrande Padana di Ilenia Furlanetto con 198 reti, la migliore marcatrice della stagione. Per le emiliane quella in Lombardia era una sfida decisiva per evitare gli spareggi salvezza, missione compiuta al pari delle vicine di casa dell'Ariosto Ferrara, la cui impresa assume dimensioni ancora più rilevanti perché giunta a spese di Pontinia, prossima semifinalista per il tricolore. Il confronto del Palaboschetto finisce 41-36, da rimarcare nel Festival del Gol le 14 reti dell'ex Marinella Panayotova. La vittoria di Ferrara raffredda gli impeti di Pontinia nella caccia al terzo posto, diventa così indolore il 27-22 con cui Mestrino deve cedere al Brixen Sud Tirol in un assaggio di playoff. A proposito, si parte il 4 maggio, come detto, e si gioca al meglio dei tre incontri partendo sui campi delle Mestrinesi e di Pontinia, la terza e la quarta della classifica. In contemporanea si aprirà la serie dei playout per sancire la seconda e ultima retrocessione. Adesso, insomma, arriva il bello. Ecco Beppe, è giusta questa equazione, campionato competitivo, nazionale competitiva, cioè campionato di Serie A1 femminile molto competitivo, dà la possibilità anche di poter mettere in campo un team di qualità anche nel femminile, considerando poi tutte le giocatrici italiane che sono impegnate comunque in campionati esteri, e ce ne sono nel tuo gruppo. Sicuramente questa è un'equazione che ha una risoluzione obbligata, dicevamo prima anche per quanto riguarda Arianna Medeo. E noi abbiamo bisogno non solo di elevare il livello del campionato, cosa che secondo me le posizioni alte in classifica si sta verificando, ci sono
Sicuramente, per esempio, anche Ariosto e Casalgrande hanno fatto un buon campionato, elevando il livello, hanno vinto delle partite come ha fatto Ariosto ultimamente, anche con le squadre classificate per le semifinali. È chiaro che abbiamo bisogno che invece di 6 o 7 squadre siano 10 o 11. Più riusciamo ad alzare il numero delle squadre professionali, più ne avremo vantaggio noi. È chiaro che abbiamo giocatrici che giocano all'estero. Se l'Italia non dovesse trovare tante squadre di alto livello, sarebbe forse giusto, anche auspicabile, che qualche altra ragazza che non trova spazio ad alto livello possa farlo all'estero, almeno per quello che riguarda l'interesse della nazionale. Ma a me piacerebbe molto che ci fosse una Serie A con quasi tutte le squadre di alto livello, ma soprattutto che fanno della professionalità la loro etichetta distintiva. Sì, sicuramente, aggiungendo a quello che diceva Beppe, l'auspicio è di arrivare a qualcosa di più vicino a quello che abbiamo avuto nella Serie A Beretta maschile quest'anno, dove effettivamente tante squadre possono vincere, possono soprattutto rientrare nei play-off, perché lo stacco quest'anno è stato abbastanza netto tra il quinto posto, chiamiamolo sì, così, e le squadre dei play-off. In tema di giovani invece, Beppe, che cosa ha detto questa Serie A Beretta, visto che ce ne sono poi tante nella nazionale? Ma in tema di giovani ha detto che ci sono delle realtà che dobbiamo andare a guardare bene, perché sono delle realtà veramente importanti che stanno lavorando benissimo sulla selezione giovanile. E io, che vengo dal maschile, posso dire che chiaramente ce ne sono di meno rispetto ai ragazzi, perché il numero delle società è inferiore. Ma adesso la cosa che conta è che esistono queste ragazze e bisogna allenarle all'alto livello fin da presto. Questo è il problema che dobbiamo porci noi adesso come federazione, perché abbiamo bisogno che queste ragazze, da quando vengono scoperte, da quando vengono selezionate, scelte anche dai club, abbiano una via orientata verso lo sport agonistico di alto livello. Solo in questa maniera possiamo crescere tutti quanti, possono crescere anche le società e anche l'interesse nei confronti del nostro campionato. Da questo punto di vista mi permetto di aggiungere la volontà espressa dalla federazione di realizzare, in combinato disposto con il Comune di Padova, un centro federale che presumibilmente sarà connotato di rosa, facendo un po' il paio con quanto succede a Chieti con il Campus Italia maschile. Credo che sia, da questo punto di vista, insomma, una scelta quasi obbligata per poter anche ridurre un po' il gap, no, tra settore maschile e femminile, almeno in Italia, e sperare anche in una generazione femminile che possa regalare grandi risultati alla maglia azzurra. Ecco Matteo, abbiamo detto del campionato, abbiamo, insomma, giusto per ricapitolare, diamo uno sguardo alla classifica, ma soprattutto da dare un po' di coordinate, no? Perché scatteranno i playoff, i playout prossimamente, quindi bisognerà orientarsi, perché le partite saranno molto serrate. Questa è la graduatoria, è una classifica definitiva per tutte le posizioni, eccetto che il piazzamento di Erice o del Cellini Padova. Padova, certo, ha finito le sue partite a 21 punti, Erice deve affrontare ancora il Cassano Magnago. In caso di vittoria riuscirebbe ad evitare i play-out, relegando invece agli spareggi salvezzi proprio la formazione padovana. Detto dalla retrocessione di Leno, detto delle semifinaliste Scudetto, si parte il 4 maggio, tra il 4 e l'8 maggio si giocano tutte le gare di semifinale, al meglio delle tre partite, tra l'11 e il 17 maggio invece si giocano le serie di finale, sia dei playoff, quindi sia la serie di finale scudetto, sia quella dei playout, per decidere lo scudetto ovviamente e l'ultima retrocessione. Beppe, saranno sicuramente playoff, ma anche playout davvero interessanti, tutti da seguire, no? Ma molta sicuramente incertezza, forse più che nelle passate edizioni, nelle passate stagioni, noto maggiore incertezza e più equilibrio. Io ovviamente penso che il campionato per il vertice sia, come dici tu, ci aspettiamo tutti grandi partite. Abbiamo già visto in Coppa Italia che c'è stato un grande confronto e potevano essere anche diverse le finaliste della Coppa Italia, quindi mi aspetto un altissimo livello e anche grande incertezza. Sul play-out, insomma, la classifica ha detto che alcune squadre, bello, hanno fatto meno bene, e quindi diciamo che probabilmente potrebbe essere un poco più ristretta la scelta dell'ultima, della squadra che retrocede, però vediamo, perché poi il campo dia tante cose. Bene, grazie Beppe, grazie per essere stato in nostra compagnia, bocca al lupo, doppio appuntamento, ricordiamo, delle azzurre contro il Lussemburgo a partire da domani. Grazie a voi e buona serata e buona Ciao, palla Beppe. A mano.
Ciao. Ciao Beppe, ciao Beppe. Ne parlavamo proprio in apertura di collegamento con Beppe Tedesco. La contemporaneità, non solo attuale, presente, ma anche futura, degli impegni tra indoor e beach ha determinato scelte, insomma, anche abbastanza dolorose, soprattutto per Beppe Tedesco, sempre politico del corretto, molto sereno. Però è chiaro, Matteo, ora scorrendo l'elenco delle convocate per la nazionale beach, intuiremo come, insomma, molte di queste giocatrici potevano tranquillamente stare in Lussemburgo. E forse ci stavano anche nel raduno precedente con la nazionale, ci sono state in tanti raduni precedenti. Vediamola in grafica. È una nazionale di beach che, come ricordavamo prima, gioca per un obiettivo importante, che sono le qualificazioni agli europei del 2023. Ricordiamo che in questo elenco non c'è Monica Plusser, che esatto, però rientrerà quando, insomma, ci sarà da conquistare punti. Si giocherà per i punti, indubbiamente. Dal 7 al 10 di luglio a Praga, in Repubblica Ceca, ci si giocherà un posto ai campionati europei del 2023, che non sono mai stati così importanti, perché qualificano poi a loro volta, per la prima volta nella storia, ai giochi europei, che si giocheranno nella stessa estate, quella del 2023, a Cracovia in Polonia. E dunque è assolutamente necessario sia qualificarsi all'europeo, sia poi combattere per un piazzamento all'interno dei giochi europei, e dunque bisogna ricorrere anche alle migliori giocatrici possibili, senza dubbio. E bisogna produrre uno sforzo massimale in questa direzione. E parlavamo del campionato, massimo campionato femminile, che ha ufficialmente chiuso i battenti per quanto riguarda la stagione regolare. Altrettanto può dirsi per il secondo campionato nazionale femminile da 2, che giocherà dal 4 all'8 maggio le Final 8 promozione. Si giocherà nella casa della Pallamano di Chieti. Vediamo in grafica l'elenco delle formazioni che hanno ottenuto la qualificazione. I salti di categoria sono 2. Ricordiamo che nel girone A hanno conquistato l'accesso alla Final 8 Dossobuono e Brescia. Nel girone B Bruneck e Shen, le due squadre altadesine. Poi nel girone C, con il Touché Prato, la sorpresa a Chiaravalle, che proprio all'ultima giornata ha staccato il pass per le Final 8 di Chieti, mentre nel girone D, tutto secondo pronostico, Teramo e Aretusa, che già l'anno passato hanno partecipato ai playoff, alla Final 8 per la promozione in A1. E possiamo già dire anche che il prossimo 27 aprile si terrà alle 12 in diretta sui canali federali, sia YouTube che Facebook, oltre che su FGH.it, il sorteggio che definirà gli abbinamenti per quanto riguarda le partite, perché come vedete i gironi sono già definiti. Allora, ci fermiamo pochi istanti e poi ci occuperemo del massimo campionato maschile, che nel prossimo fine settimana riparte per il rush finale. Il grande tennis torna al Foro Italico in uno scenario di festa, tradizione e normalità. Arrivano gli internazionali BNL d'Italia. Al via, come ogni anno, i più grandi campioni e le più grandi campionesse del mondo, con la compagine italiana che non è mai stata così competitiva. Vieni a tifare per gli azzurri. Acquista i biglietti sul sito internazionalibnlditalia.com. Massimo campionato maschile che riparte sabato dopo la bella parentesi azzurra di cui ci siamo occupati in apertura, Matteo. 3 giornate alla fine, e per quanto riguarda l'elenco delle semifinaliste scudetto, Fressano è quasi fuori, ormai si aspetta solamente l'aritmetica da questo punto di vista, ma poi per vedere come si piazzeranno le prime 4 è davvero un rebus difficile da risolvere, vediamo. Giornate, 6 punti a disposizione e ora le batterie cariche dopo la pausa, un po' azzurra con le amichevoli della nazionale a Merano contro la Svizzera e un po' dettata dal fine settimana di Pasqua. D'ora in avanti però in Serie A Beretta niente più soste, si procederà dritti fino al termine della regular season con 3 turni che dovranno definire le qualificate ai playoff, gli abbinamenti in semifinale e le 4 squadre costrette a giocarsi playout per la salvezza. Per ciò che riguarda la vetta, l'impressione è che la 24esima giornata sia interlocutoria, con
Bressano e Junior Raffasano, appaiate come pochissime altre volte era accaduto in stagione, sfidano rispettivamente Appiano e Cassano Magnago. Per entrambe l'idea di fondo è abbastanza chiara: vincere per arrivare in volata al derby del 30 aprile sul campo degli uomini di Francesco Alcora, per i quali l'obiettivo sarà imporsi per la prima volta quest'anno dopo le sconfitte all'andata e in semifinale di Coppa Italia. Le posizioni in condominio però sono due: anche al terzo posto restano a quota 32 sia la Raimond Sassari che il Brixen. In questo caso il testa a testa cade di fronte ai calcoli. I sardi hanno 180 minuti a disposizione, ovvero una partita in più rispetto agli altoatesini, che invece dovranno riposare. Ma questo Ciutura e compagni non hanno pensato. A catalizzare le attenzioni è l'attesissimo derby casalingo contro l'Alperia Merano. Al Palasport di Bressanone l'atmosfera sarà rovente, visto che in caso di vittoria i biancoverdi renderebbero aritmetico l'accesso alle semifinali scudetto, un traguardo che manca dal 2006. In coda rimane da definire la quarta squadra che giocherà i playout. Sarà una fra Trieste ed Eppan. I giuliani possono chiudere la pratica in caso di risultato utile a Carpi, a patto però che gli altoatesini cadano a Conversano. Diversamente tutto sarebbe rimandato allo scontro diretto del 30 aprile con Trieste, che comunque anche in quel caso potrà difendere il 25-21 ottenuto nella partita di andata. Allora, bel rebus come sottolineava Matteo Aldamonte in presentazione, in testa ma anche in coda. Insomma, bisognerà capire bene quale sarà poi lo schema che insomma deciderà le formazioni, la formazione che retrocederà nel secondo campionato nazionale. Vediamo la classifica, così Matteo mettiamo un po' ordine a tutti questi concetti che abbiamo espresso. È una graduatoria che ha subito un'evoluzione, non dico inaspettata, però abbastanza particolare, perché adesso ci sono due mini blocchi all'interno della zona playoff, con Conversano e Fasano che sono appaiate. È chiaro, bisognava aspettare il turno di riposo di Fasano, che ha permesso a Conversano di raggiungerla, ma a questo punto va cerchiato in rosso il derby del 30 aprile, che infatti si giocherà a Fasano. Quello che deciderà la prima. E Bressanone Raimond Sassari, anche qui sono appaiate le due squadre, ma in questo caso Bressanone deve ancora osservare il suo turno di riposo, quindi delle ultime tre giornate ne giocherà due contro le tre di Sassari, che quindi ha una chance in più. Per quanto riguarda il Bressano, in questo momento i 5 punti che ha di ritardo sono oggettivamente tanti. Sì, sono oggettivamente anche perché, tanti. Insomma, le prime non sembrano accusare insomma momenti di pausa. Certo, poi c'è il derby tra Bressanone e Merano, quindi vediamo, può succedere di tutto nel derby. Per quanto riguarda invece la lotta per non retrocedere, Trieste è in una situazione abbastanza avvantaggiata rispetto ad Appiano, che peraltro gioca con il Conversano nel prossimo turno. E questo è il quadro completo, vediamo allora il prossimo turno. Come dicevamo, riparte il massimo campionato maschile dopo la pausa azzurra. Questo è il quadro completo. Sì, e potrebbe essere, come dicevamo, sia per Fasano che per Conversano un turno interlocutorio, perché una affronta Cassano Magnago, il Fasano, e Cassano Magnago è già salva. Il Conversano affronta Appiano in casa ed è difficile ipotizzare ribaltoni. Sassari e Bolzano, anche qui bisogna vedere Bolzano con che spirito arriva, perché sicuramente vorrà vincere, su questo non c'è dubbio, però Bolzano non può più né raggiungere i playoff né retrocedere. Carpi-Trieste è una partita importante, Secchia-Rubiera a Bressano e poi c'è il derby, c'è Bressanone-Alperia Merano. Qui vale un po' meno il discorso di Bolzano. Merano non può più andare ai playoff, non può più retrocedere, ma il derby non lo vuole perdere mai nessuno. Il derby tra Bressanone e Merano è sempre un grandissimo appuntamento, insomma, e quindi sarà una partita da cerchiare e rosso, da seguire sulle nostre dirette, soprattutto sulla nostra piattaforma Eleven Sport. Ma non ci sarà soltanto, no? Massimo campionato maschile da seguire. Sia sabato che domenica. Sabato senza interferire però con la programmazione della Serie A Beretta, poi domenica invece non ci sono altri impegni. 13:30 l'orario è lo stesso. Semifinale, vediamo in grafica anche la clip, diciamo, che ci aiuta ad entrare un po' nel mood. Semifinale e finale della Coppa di Germania. Seguiamo una semifinale, quella delle 13:30 di sabato, che è quella che mette di fronte il Kiel, la squadra campione di Germania, e l'Emgo, che è la squadra che invece a sorpresa l'anno scorso ha vinto la Coppa di Germania. E poi domenica invece c'è la finale, dove c'è la grande attesa Magdeburg, che è la squadra che sta sorprendendo davvero non solo la Germania della pallamano, ma anche l'Europa, perché è inaspettatamente al primo posto della Bundesliga. Assolutamente, dunque un doppio appuntamento da non perdere su Eleven Sport. Ne parleremo ovviamente con maggiore precisione nel corso del prossimo appuntamento, quello di giovedì prossimo. Grazie a Matteo Aldamonte, grazie a Sabrina Alessio al coordinamento, è tutto, arrivederci a giovedì.